Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi completiamo lo studio della 20ª giornata di campionato di Serie A. Con l'uscita del nuovo superfoglio mi viene un pochino automatico mettermi a spiegare come funziona, far vedere le funzioni e quant'altro, e quindi inevitabilmente ci si allunga un pochettino, non volendo fare dei video da 30 minuti ognuno, preferisco spezzarli e in modo tale che insomma sia un pochino più leggero seguirli. Ci sono rimaste da studiare la metà delle partite sostanzialmente, perché eravamo arrivati a Brescia-Cagliari, c'è rimasta da studiare la seconda metà delle partite di domenica e poi quella del lunedì sera. Cominciamo subito, lo facciamo subito dopo la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo, libraccio di metodo Stats for Bets che metto qui sotto. Allora, abbiamo detto Brescia-Cagliari, ti attivo la visualizzazione dello schermo così vedi anche tu quello che vedo io. E ci troviamo come sempre all'interno di OneFootball. OneFootball è un'app gratuita, trovi il link per scaricarla sotto nella descrizione. L'utilità, al di là di seguire praticamente tutti i campionati del mondo, ce ne stanno un miliardo più di quelli che io ho messo nel mio software, nel superfoglio, c'è soprattutto in questo periodo di mercato molto interessante la sezione delle notizie, perché comunque le squadre possono stravolgersi in questo momento per in virtù degli acquisti del calciomercato, quindi siccome è difficile stare dietro a tutti i siti, una testata dice una cosa, una testata ne dice un'altra, Sky ne dice un'altra ancora, qui vengono prese tutte le notizie da varie fonti, riportate in modo tale che tutto quello che esce nella giornata lo troviamo assolutamente aggiornato. E poi vabbè, la funzione che ormai avete imparato a vedere, che è quella di studio che utilizzo di solito. Andiamo a riprenderci il superfoglio, ricominciamo a studiare da dove ci eravamo fermati. Mi ero fermato nel precedente video Brescia-Cagliari, qui andiamo a vedere Bologna-Verona. Bologna-Verona è un match che mi piace e che lui mi suggerisce in maniera molto interessante come bomba X, perché sono due squadre che veramente mi piacciono e veramente stanno facendo un campionato sorprendente. Se andiamo a vedere, sono nono, addirittura il Verona nono, io all'inizio stagione non gli avrei mai dato una lira, mentre il Bologna con la sconfitta di Torino ha perso un po' di terreno, ma è comunque tredicesimo, sta disputando veramente un'ottima stagione. Qualche dato per cercare di capire come interpretare questa partita. La SPAL, stavo vedendo Verona SPAL, mi è venuto alla SPAL. Il Verona in realtà non si fa problemi, nel senso che 7 vittorie, ma 3 le ha fatte fuori casa, quindi 4 in casa, 3 fuori casa, gioca quel suo calcio dinamico. Spettacolare è una parola grossa, perché comunque non ha una vera punta, un vero finalizzatore, ma dietro fanno girare la palla in maniera spettacolare ed è veramente una squadra cazzuta, cioè il termine effettivo è cazzuto. Il Bologna allo stesso modo viene dalla sconfitta di Torino, ma abbiamo visto un super Sirigu contribuire alla vittoria del Toro, quindi avrebbe potuto strappare un pari anche al Torino. Bella squadra il Bologna, anche lei, vediamo che su 6 vittorie 3 ne fa in casa e 3 in trasferta, quindi gioca più o meno sempre allo stesso modo. Quello che possiamo notare di un pochettino strano di quando gioca in casa è che comunque 3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte non è molto diciamo avvezza a fare punti in casa, cioè un pochino strano come andamento, un po' equilibrato, un po' troppo equilibrato. 3 pareggi in casa, il Verona fuori casa ne perde 4 su 7,
ci starebbe la bomba X come interpretazione di questo match, eh? Vediamo un attimo le quote. In realtà le quote si spingono molto sul Bologna. Vabbè, diciamo che questo è da 1x, a voler essere proprio precisi. Però la quota dell'1 è in rialzo. Senti, io questa me la metto. Bomba X. Non è facile, ovviamente, ma mi piace così. Bomba X su... Sono due squadre che mi piacciono, non saprei su quale pendere, se sull'una, se sull'altra, quindi bomba X e passa la paura. Lecce-Inter. Qui per gli amici di Liberani non è molto bella la situazione. 2x1 come scala, metodo della favorita. Se non lo conosci, c'è l'articolo sul blog che lo spiega. È quel tipo di partita in cui sia la quota reale allibrata sia la quota offerta dal bookmaker seguono una scala pura, 2x1 o 1x2, ossia il secondo segno che vedono entrambi è la X, e quindi non è previsto una sorpresa, e qua sembrerebbe proprio non esserci nessun tipo di sorpresa. L'Inter proposta addirittura 1,30, dovrebbe essere 1,51, cioè propone 1,30. È non statistico perché è un abbassamento del 16%, ma quando è così basso è assolutamente veramente difficile andare contro. Veramente difficile andare contro. Che ci inventiamo qui? Non è facile. Il Lecce viene da un pareggio e 4 sconfitte. L'Inter ha minimamente rallentato perché viene da 3 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 5. Con l'Atalanta ha rischiato grosso, salvo Super Handanovic che ha parato il rigore a Muriel. Qua, allora, se uno deve andare a cercare la fenomenata, ci mette il gol del Lecce, l'esito gol. Non mi convince molto l'over 2.5, perché comunque l'abbiamo visto altre volte, quando l'over è più basso del gol significa che tutti i gol li deve fare un'altra squadra, una sola squadra. Per carità, l'Inter Lecce lo può anche asfaltare, però a me non piace mai, è una, diciamo, è una mia strategia, una mia percezione, che non mi piace quando tutti i gol devono essere fatti da una squadra, tanto più in trasferta. Diciamo che in trasferta non è facilissimo fare più di 3 gol, anche in una partita con un divario netto come quello del tra Inter e Lecce. Quindi si potrebbe anche rischiare il multigol 1-3 trasferta dell'Inter, che secondo me ha una buona quota, perché comunque appunto ci si aspetta un Inter travolgente. Io non vedo mai non vedo mai positivo scommettere su più di 4 gol in trasferta, cioè non è facile. Altrimenti esito 2, o altrimenti se dobbiamo cercare un esito tranquillo, ci sarà... ma l'over 1,5 sarà sicuramente pagato poco. Difficile questa. L'esito gol addirittura al 60%, perché il Lecce comunque in tutto questo quanti gol fa che c'ha questa possibilità? Il Lecce fa 22 gol, quando gioca in casa ne fa 1,11. È stato 6 volte senza segnare, di cui 3 volte in casa. Io sto esito gol così spinto non ce lo vedrei. Sì, è una squadra che ha un 54% di probabilità verso di andamento verso il gol, però insomma contro l'Inter non è proprio la statistica migliore.
Allora, dovendo cercare un qualcosa di un pochino più intrigante, ci metto un esito 2 primo tempo. Onestamente è quel tipo di partite che io o non gioco o che se le gioco le inserisco in multiple con molti match a basso rischio, perché è talmente scontato, le quote sono talmente basse che non nessuna vale il rischio, cioè la quota 1,30, la quota 1,20, ogni tanto mi dicono usi quote troppo basse. Ha senso usare le quote basse per me quando l'esito per alzarle è più difficile, come in questo caso l'over 2,5. L'over 2,5 è una buona quota, mi sembra che era 2,60, qualcosa del genere, però non è un esito che rientra nei parametri del match, perché il Lecce è probabile che non segna o quantomeno rischia di non segnare, quindi tre gol tutti sul groppone dell'Inter potrebbero essere troppi, cioè magari sul 2-0 congela la partita e vince in quel modo. Quindi l'esito più normale dovrebbe essere l'over 1,5, che però magari ha quota 1,16, e allora uno dice la quota è bassa. Sì, ma la quota non deve guidare la nostra scelta, è la probabilità di vincere che deve guidare la nostra scelta. Se poi la quota è bassa, significa che anche il bookmaker dà molto credito a quella vincita, quindi o non si sceglie oppure si accetta la quota bassa. Questo è un po' il ragionamento. Genoa-Roma, questa forse è una delle partite un pochino più equilibrate della giornata, perché il Genoa, minimo segnale di ripresa ce lo potrebbe offrire. Ha perso contro un ottimo Verona, ma aveva vinto contro il Sassuolo, quindi diciamo che diciottesima, terz'ultima, necessità di fare punti in casa potrebbe diventare insidiosa, soprattutto in virtù del fatto che la Roma, queste squadre qui, quando hanno bisogno di ispirazione e quant'altro, proprio è la squadra ideale per farle vincere. Le quote alzano leggermente la Roma, ma è un rialzo statistico del 4%, da 1,77 ce la porta a 1,85. Il segnale negativo vero è che l'aveva aperta 1,72, quindi ce la sta ulteriormente alzando, quello è brutto in effetti. Questo buono x2, mi dicono le statistiche, e onestamente ci hanno ragione, questa è buona x2, non ci si può inventare molto a dispetto di alcuni numeri. La Roma poi, oddio, c'ha pure il derby, mi sa, la settimana dopo. Vediamo un attimo. Eh sì, c'è Roma-Lazio. Non ti puoi presentare al derby perdendo a Genoa, cioè almeno un punto lo devi prendere. E potrebbe essere anche un esito da rischiarci la X secca, così il Genoa fa i suoi punti e noi non perdiamo. Juventus-Parma, cioè sto Parma, fammi vedere bene la classifica complessiva. Ha 28 punti, ha ripreso il Cagliari sfruttando la piccola debacle momentanea del Cagliari delle 4 sconfitte. Però contro la Juve, madonna. Guardo i numeri giusto per curiosità. 60% per la Juve, 22% per il Parma, 1,22 la quota. Ciaone. Allora, questa me la voglio rischiare così. Con un multigol 2-4 home, la metto come bomba, ovviamente, perché non è un esito molto, molto consono e molto facile. Che significa? Significa che la Juve vince, significa che sicuramente ci stanno più di due gol, ci stanno almeno due gol, probabilmente farà anche il terzo, però
diciamo che si ferma a 4. Per me la Juve vince 2-0, 3-1, 4-1, però non esagera, 2 li fa sicuri, secondo me, la Juventus. Quindi esito rischioso, multigol 2-4 home, altrimenti esiti tranquilli, 1 secco, si può rischiare l'1 primo tempo, insomma, però... Diciamo che da questi video voglio tirare fuori anche un po' di divertimento, cioè comunque le schedine studiate in maniera, come possiamo dire, categorica, senza andare a cercare i rischi, senza andare a prendersi chissà quale infatuazione per una X o cose del genere, già le metto nel Fightbet tutti i giorni, le studio tutti i giorni, i video su YouTube, mi piace anche rischiarli un po', giocarci un po', mettere un esito più difficile, quindi in questo caso la multigol 2-4 home mi interessava come cosa, mi poteva piacere. Finiamo con l'Atalanta contro la Spal, praticamente stessa visione della Juventus, stessa identica visione della Juventus, al punto che, guarda, metto pure questa così senza perderci troppo tempo, cioè comunque, e adesso ci dovremmo avere il riassunto di tutta la Serie A qua dentro, eccola qui, cioè comunque sono vittorie talmente scontate che bisogno c'è di analizzarlo un video, statistico e quant'altro. L'Atalanta, guarda, ti dico, potrei anche sbagliarla, cioè nel senso che fa più di 4 gol, magari per ribalsa della partita persa in Coppa Italia, cioè l'Atalanta rischia veramente di travolgerla alla spalla, fare più di 5 gol. Però me la prendo come un rischio e ce la voglio mettere, insomma, via. Così chiudiamo la visualizzazione dello schermo e questo è il 20° turno di campionato di Serie A. Su Atalanta-Spal, anche se non c'è granché da dire, granché da analizzare, cercherò di fare un video, diciamo, breve come quello che c'è stato su Parma-Lecce, oppure se ci riesco lo faccio su Genoa-Roma, che è invece probabilmente una delle partite più equilibrate, un pochino più delicate della settimana. Vedo come mi si mettono i tempi delle giornate. Ci vediamo nel prossimo video.